Credo proprio che ci sia da parlare di Ghostbusters Legacy, soprattutto del suo finale e delle scene post-credits. Avrete capito che questo è un video di chiacchiere completamente spoileroso. Guardatelo solo se avete visto Ghostbusters Legacy. 42. Un saluto a tutti da Giacomo, miei cari ectoplasmi di Lega Nerd. È andato in porto Ghostbusters Legacy. Se lo avete visto, indipendentemente da quello che potete pensare dalle qualità del film in sé, non possiamo dire che non sia stato un film emozionante, onesto, rispettoso, corretto, che riporta in auge comunque il brand dei Ghostbusters. Poi nei commenti, naturalmente, scrivimi quello che ne pensi, scrivimi cosa hai provato in sala, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, e naturalmente iscriviti al canale e attiva la campanella. Ma siamo qui per parlare del finale e delle sue implicazioni. Facendo un piccolo recap, arriviamo alle origini di quello che è stato l'inizio di tutti i guai. Ivo Shendor, che nelle miniere di Somerville, Oklahoma, aveva trovato i minerali con i quali aveva costruito i Central Park Apartment, che poi erano stati il portale per far tornare Gozer, il dio sumero, la dea sumera, nel mondo dei vivi e conquistarlo nel 1984, data che fa parte delle date, appunto, che trovano nel sotterraneo delle miniere, date che sono esattamente il 1883, cioè l'eruzione del vulcano di Krakatoa, 1908 con quello che accadde a Tunguska e che ancora non è stato ben chiarito, 1984, ovvero gli avvenimenti del primo film di Ghostbusters, e infine 2021, cioè l'adesso del film. Che cosa è successo in questi circa 30 anni che sono passati dal 1984? Ah, notare che comunque il film non rinnega assolutamente il secondo film del 1989, anche perché ci sono degli elementi che lo confermano, non ultima la libreria di Ray, ma diciamo che non ne parla molto, ne parla come se fossero ancora insieme nel 1989, e poi accade qualcosa che li fa dividere, e soprattutto Egon molla tutto. Se ne va perché è ossessionato da questa profezia del ritorno di Gozer, che però non vuole per qualche motivo condividere con gli altri, forse per non metterli in pericolo, e quindi se ne va a Somerville, Oklahoma, a vivere da recluso, o Zappaterra, come viene definito un po' il matto del paese, che è impegnato nei suoi lavori e dedica tutte le sue energie, trascurando naturalmente anche la famiglia e tutto. A proposito di famiglia, non abbiamo ancora capito chi è la mamma di Kelly, quindi, cioè la protagonista, la mamma dei due protagonisti bambini del film. Chi lo sa se lo scopriremo in seguito o se rimarrà un detto non detto del film. Allora, dopo che Phoebe e Trevor, tra l'altro Phoebe veramente una bambina, un'attrice meravigliosa, fantastica, stupenda, la reincarnazione praticamente di Harold Ramis e quindi di Egon Spengler, bambina dall'interpretazione bravissima, anche Trevor, ovvero Stranger Things, ormai lo chiamo così, non gli do neanche il suo nome a quel povero ragazzino, che riesce a non essere irritante e incredibile, quindi porta a casa un'interpretazione direi giusta. Dunque, i due ragazzini fanno casino e con Gary Gruberson, il loro professore, ovvero un Paul Rudd davvero sugli scudi, simpatico, fa sempre il suo ruolo, anche lui, fanno uscire inaspettatamente dalla trappola che lei ritrova a casa del nonno uno dei due mastini infernali di Gozer, che poi diventeranno guardia di porta e mastro di chiavi quando cattureranno appunto Kelly e Mr. Gruberson. Bene, ma siamo arrivati al finale, cioè laddove tutti ci siamo, credo e spero, emozionati tantissimo. Egon, che comunque si manifestava fin dall'inizio, insomma, chi è un po' più smaliziato l'ha capito fin dall'inizio, che la persona che si vedeva nell'incipit era Egon, che subito il rilevatore vedeva che era diventato un ectoplasma, che quindi muoveva ed era invisibile, muoveva gli oggetti nella casa, e alla fine naturalmente si manifesta in maniera corporea. A quel punto non vedevo più nulla perché i miei occhi erano completamente accecati dalle lacrime. Egon ha trasformato la sua casa in una gigantesca trappola per catturare Gozer in carne e ossa, se si fosse manifestato. E aveva anche costruito una sorta di flussi incrociati di fucili protonici che sparavano dentro il pozzo delle miniere di Shendor per
tenere a bada le manifestazioni ectoplasmatiche o comunque le creature o Gozer vero e proprio che tentava di salire su dal pozzo della miniera. Alla fine della fiera arrivano i nostri, i vecchi Ghostbusters, che si rivelano ancora in forma ma ancora abbastanza, diciamo, pasticcioni, fanno le loro battute ormai fuori dal tempo. Venkman davvero è veramente la solita macchietta. E tutti insieme ce la fanno grazie ovviamente ai vecchi, ai giovani e ai fantasmi, cioè a Egon Spengler, che si manifesta appunto come un Goku che arriva a dare manforte all'onda energetica di Gohan, e qui invece abbiamo il nonno con la nipotina che riesce a risolvere alla fine la situazione. Davvero una cosa molto molto bella, carina, semplice, emozionante, onesta, direi rispettosa, coerente. Ho finito gli aggettivi. Le scene dopo i titoli di coda, beh, una, la prima è il divertissement, no? Abbiamo Peter Venkman e Dana Barrett, che non si capisce se stanno insieme, però mi sembra di aver visto degli anelli al dito, stanno in una casa, del figlio di lei non c'è traccia, anche perché ormai, voglio dire, si sarà uscito di casa a farsi la sua vita, che fanno appunto il gioco della macchina ESP che dà la scossa e Peter finalmente si prende quello che si merita, rivela i suoi peccati, cioè che andava a dare la scossa solo agli uomini che non gli piacevano e con le ragazze faceva il cascamorto, ma soprattutto aveva segnato le carte nel suo pieno stile per sembrare dotato di poteri psichici. La seconda scena invece è molto più succosa, perché abbiamo una delle tante scene tagliate dal primo Ghostbusters del 1984, ritrovate negli archivi della casa di Ivan Reitman, e abbiamo questa consegna da parte di Janine a Egon prima dello scontro finale con Gozer di una moneta dell'esposizione universale del 1964. Lei gliela dà per dire: tanto ne ho un'altra a casa uguale, anche questo è molto buffo, e lei vuole ovviamente gliela dà come pegno perché lui si impegna a tornare indietro dallo scontro di Gozer e non morire. Quella stessa moneta però si vede nel presente in mano a Janine, che parla con Winston Zeddemore, che come abbiamo scoperto nel corso del film è diventato un imprenditore di grandissimo successo e praticamente un milionario, se non addirittura un miliardario. Lo stesso Winston che poi vediamo sull'onda della nostalgia e di un bellissimo discorso che fa arrivare nella vecchia stazione dei pompieri, che era la casa, il quartier generale degli acchiappafantasmi, e che prima, se non erro però, quando era al telefono, il buon vecchio Ray Stantz aveva detto che era diventata uno Starbucks. O forse mi sbaglio io, no, mi sembrava di aver capito proprio così. Vabbè, comunque sembra abbandonata. E Winston arriva con la Ecto 1 e sembra proprio che sull'onda della nostalgia voglia ricomprare o abbia già ricomprato la proprietà e voglia rimettere in piedi il quartier generale degli acchiappafantasmi. Poi, per farlo diventare un museo, per farlo diventare un'attrazione o per metterci dentro dei ragazzini una nuova generazione di acchiappafantasmi, solo il botteghino ci dirà se ci sarà una nuova generazione di acchiappafantasmi nella vecchia, adesso nuova, caserma degli acchiappafantasmi. Se ci sarà successo, questo è chiaro, anche perché l'ultimissima scena, come abbiamo visto, abbiamo l'unità di contenimento che sembra contenere qualcosa che vuole uscire. In questi 30 anni l'unità di contenimento ha continuato a funzionare, a mantenere dei fantasmi pericolosissimi là dentro. Chi ci sarà dentro? Chi vuole uscire? Perché quella luce rossa lampeggia con quel suono molto pericoloso? Ecco, dite anche la vostra. Secondo voi come andrà a finire? Il film vi è piaciuto? Riuscirà ad avere un sequel? Chi dovrebbero essere i nuovi acchiappafantasmi al di là dei due ragazzini che abbiamo visto? Dite la vostra, commenti qui sotto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e parliamo sempre di questo finale, perché davvero a me ha emozionato. E a te?